Ragazzi, io neanche fra 60 anni facendo palestra sarò così. Vi invidio, avete la mia invidia. Allora, giuria tecnica, attenzione, soprattutto ho detto prima sportivi, date anche il vostro parere tecnico ai vicini, insomma, giudicate questi fisici e riconosciamoli di nuovo uno alla volta, a partire da Thomas Posternia, eccolo qui in passerella. Thomas, ricordiamo, uno studente di 17 anni, eccolo qui in tutta la sua bellezza. Io a 17 anni ero alto quanto la sua gamba, Cioè, era così, guarda là che ragazzi, oggi. Vedo la giuria attenta, si consultano, quindi insomma stanno lavorando. Sì. Andiamo con il numero 2, Dennis Tiziani, eccolo in passerella, 20 anni. Ti ricordo, lui è sportivissimo, un calciatore, quindi si gode la sua passerella. Calciatore parla modello, aggiungerei, insomma, no? Hanno tutti, è il figlio da modello, non sono niente male. E conosciamo anche il numero 3, Marco Rossman, 21 anni, studente, eccolo qui con il numero 3 in passerella, anche lui aspirante mister Topolini 2010. Anche molto sicuri tutti, lo devo ridire, perché sono veramente determinati. Con il numero 4, Vico Rossetti, 17 anni, uno studente. Giuria, attenzione, vi vedo pronti, vi ricordo i voti che saranno sommati all'uscita in abito. Io, c'è Mattia Milazzi che, come vedi, ci supporta nella parte televisiva, insomma visiva, quindi la giuria ha anche il modo di vedere il numero e vedere davvero nei dettagli il corpo dei nostri aspiranti, vai! Con il numero 5, Gabriele Auber, 16 anni, uno studente, ma l'abbiamo detto prima, anche un campione sportivo, lui è un tuffatore triestino di grande talento, quindi complimenti ancora per i suoi risultati. Guarda l'addominale, ci potrei giocare a scacchi, una roba incredibile. Vai con i prossimi 5. Allora, andiamo avanti, voi mentre sfilate c'è una vostra grande gigantografia della sfilata dietro, quindi vai Dennis De Marchi. Tipo da stadio, quindi. Adesso deve essere anche un po' più energico come presentatore, perché è l'ultima sfilata prima del grande giudizio. 17 anni, questo ragazzo vuole fare il capitano di cosa? Di vascello, dell'esercito, capitano. Capitano, adesso dice. Capitano, andiamo! Attenzione. Sentite l'esplosione, andiamo avanti con Gianluca Pianetola! Gianluca, ti sei portato davvero allo stadio dell'Europa, 17 anni, un ragazzo che si fa voler bene, un futuro pilota militare. Ne mancano ancora 3 all'appello. Andiamo avanti con Piero Manosperti, vai Piero! Ecco anche il dito per sé, Piero! 19 anni, non si sa cosa vuole fare da grande, ma hai tutto il tempo. Super sorriso, che pure tutti sorridenti, grintosi, veramente... Hanno dei sorrisi, dei denti... Si divertono. Potreste fare tutti la pubblicità di un dentista, guarda subito lui. È così. Andiamo avanti con Alex Novak. Pompatissimo anche lui. Volevo dire che prima di uscire, anche Alex si sono messi per terra, hanno pompato per, come vedete... Lezioni, ginnastica, un po' di tutto. Sono degli atleti nati. Ancora con il numero 10 chi c'è? Andiamo avanti con l'ultimo Hermes Juricevic. Juricevic. Meno male che sono i gol, Giulio Ferro. 16 anni, probabilmente è il più giovane. Bellissimo, credo molto giovane. Era più giovane. Tra i più giovani, credo. Allora, io credo che lui probabilmente sostituirà Jacob nella saga Twilight. Ce la faccia da lupo. Potrebbe avere un ruolo. Magari, ora un bel complimento per parte del cast. Allora, giuria, riguardatevi di tutti, se avete ancora qualche dubbio, qualche considerazione da fare, che le schede in questo momento, la valutazione è importantissima, tra di loro c'è il Mister Topolini 2010, che sarà importante perché sarà il primo ad aver conquistato...